Amici miei, bentornati in questo nuovo episodio di Commenti di Qualità, quella rubrica che raggruppa tutti quanti i commenti che si accumulano sotto i miei video e che sono un pochino particolari, quindi non necessariamente degli insulti. Però sì, dai, qualche insulto c'è. Qualcuno. Ma va bene, casi umani a parte. Passiamo ad un altro caso umano, che sotto al mio video in collaborazione con Obogul, riguardante 5 esempi di logica su Fortnite 8, se ne esce con: muori, cancro di me. Ora, questo commento è sbagliato per un motivo soltanto, uno solo, che io, anche se non è che dia tantissimo peso a queste cose, diciamo che comunque sia, voglio mettere i puntini sulle i, perché, insomma. Diciamocelo, non cancro. Io non so del cancro. Io so da bilancia. Hai toppato. The Templar mi scrive: pure io voglio finire su commenti di qualità. Eccoti accontentato. Nirvana, Nirvana, Nirvana. Sì, ragazzi, vesto anch'io Nirvana, quella famosissima marca d'abbigliamento che appunto vedo spesso in giro. Ah, non è una marca d'abbigliamento? I poser quindi non sono i modelli quelli che si mettono. Belle maglie? DKShish Hack3 scrive: scrivo così non scrivono primo. Questi sono gli iscritti fedeli che voglio. Imparate, prendete esempio. Carmine Frasca scrive: sì, ma perché non ho la tua voce? Beh, semplicemente perché io sono io, tu sei tu, e gli altri non sono un. Sto scherzando, grazie mille per il complimento. Il re degli Ancureci scrive: ciao! Vado a ammazzare Ancureci e ti impicco un Ancureci 100 dollari. Allora, io comprendo la natura ludica del commento, la natura giocosa, però per quanto io possa volere bene i miei iscritti, mi sorge un dubbio, uno di numero. Ma che hai detto? Ma che stai a dire? Che c'è sta scritto? Che c'è sta scritto? Non capisco. Delle volte alcuni commenti sono davvero indecifrabili. Vi ricordate quel tizio che sotto al mio video questo gioco fa schifo perché 4 Red Dead Redemption 2 se ne uscì con un commento tipo: sì, belle paroline, ma questo titolo tutte c***o e robe simili. Beh, diciamo che io non mi vado mai a soffermare sulle persone che mi insultano perché sostanzialmente accetto il fatto che purtroppo su YouTube ci siano le persone che insultano o che non vogliono capire il messaggio che lanciano alcuni YouTuber nei propri video. Ma per puro caso finii sul canale di questo utente e vidi le sue iscrizioni. E tra le sue iscrizioni c'era Obogul, mio amico nonché collega con cui poi successivamente ho fatto una collaborazione e con cui prima avevo fatto una collaborazione sul canale, questo mio. Ma poi avrei dovuto farne una sul suo e infatti io, quando andai a vedere le iscrizioni di questo tizio, avevo già mandato delle clip per il video che sarebbe poi uscito sul canale di Obo. Quindi mi venne da pensare, ma quando questo tizio che non, apparentemente non approva la mia presenza, infatti lo ha espresso nel mio video, e mi vedrà lì, nel suo video di Obo, cosa farà? Come reagirà? Si soffermerà su di me o lascerà scorrere tutto come se non fosse successo nulla? Ma ben presto mi dimenticai di questa cosa, fino a quando, qualche giorno dopo, forse una settimana dopo, uscì il video. E amici miei, quando è uscito il video? Si è ripresentato e non si è per niente espresso sull'argomento del video, ma su di me. Quando io lo avevo pensato così, per gioco, lui lo ha fatto davvero e gli è preso un colpo. Infatti, sotto al video di Obo che parla della Battle Royale di Black Ops 4, lui mi scrive: no, Obo, no, ti prego, Monkey Koso no, ma lo conosci? Non hai idea delle cazzate che dice. Marò, beh, in realtà io avevo previsto tutto. Tutto. Ho visto che eri iscritto ad Obogul e quindi ho fatto una collaborazione con lui per fare in modo che io comparissi su quel canale, visto che tu non saresti più passato sul mio canale. E perché? Perché io ti amo. E non posso, non posso non farti felice con la mia presenza. Ma tu hai così paura di amare che scappi. E sapendo che tu sei scappato, ho ripiegato nel farmi vedere su un altro canale. E quando tu scapperai anche dal canale di Obo, io mi farò vedere su un altro canale che tu segui. E poi su un altro. E su un altro ancora. E quando tu avrai finito tutti i canali, andrai a seguire i canali che non c'entrano niente con le tue passioni. Che so, magari i canali di trucco o di cucina. Ma io sarò comunque lì, per amore, perché io ti amo. E per amore si fa di tutto.
Un analfabeta funzionale mi scrive: sempre sotto al video di questo gioco fa schifo perché 4 Red Dead Redemption 2? Hai capito? Un gioco fa schifo perché non è doppiato in italiano. Un mio parere? Cambia mestiere! Non capendo a chi si stesse riferendo, magari non necessariamente a me, ma all'utente medio che per l'appunto schifa un gioco del genere proprio perché non è doppiato in italiano, quindi una futile motivazione, gli chiedo: a chi ti riferisci? E purtroppo ho avuto la triste rivelazione che si stava riferendo a me. Non capisci un cazzo di videogiochi! Dire che un gioco fa schifo perché non è doppiato imita? Mi fa venire la pelle d'oca! Io mi occupo di level design! Tu cambia mestiere? Non sai quante cazzate hai detto in questo video! Ehi, calma! Stavo soltanto chiedendo a chi ti riferissi. Io sotto gli spiego che il titolo della rubrica non si riferisce a me che dico che quel gioco fa schifo, ma spiego e smonto le assurde motivazioni di alcuni giocatori, non meglio precisati, che dicono che un gioco fa schifo per futili motivi e non con argomentazioni serie. Magari potrebbero dire non mi piace anziché di fa schifo, però dicono che fa schifo. E quindi il tema di quella rubrica è proprio rispondere a quelle assurde critiche poco costruttive. È vero, il titolo è molto provocatorio, ma serve per l'appunto a essere visto, perché, oh, non sia mai che un video non debba essere visto su YouTube. Cazzo, lo carichi a fare? Ma non è questo il punto. Questa persona ha dimostrato il suo analfabetismo funzionale non capendo un accidente del video e credendo che io abbia detto che Red Dead Redemption 2 fa schifo perché non è doppiato in italiano. Dunque io, da questo analfabetismo funzionale, dalle sue parole, posso evincere, tramite un'attenta analisi del testo, che quest'uomo, signore e signori, ci ha capito un cazzo. Eh già! Quest'uomo non ha capito un bel niente e successivamente è arrivato un mio iscritto a dirgliene quattro proprio per il suo non aver capito niente. Però, se volete leggervi tutta la discussione e farvi due risate, potete tranquillamente cercare il commento sotto a quel video. Ma vi chiedo gentilmente di non gettare benzina sul fuoco perché io non vi chiederò mai e poi mai di andare ad insultare delle persone che hanno insultato me o che sono state poco educate. Divertitevi delle persone che si rendono ridicole da sole, ma per favore, non rendetevi anche voi partecipi di tale scempio, perché alla fin fine rispondere con un insulto agli insulti poco serve, soprattutto nella sezione commenti di YouTube. E va bene, abbiamo letto tutti i commenti della puntata. Spero che questo episodio e questa rubrica in generale vi piaccia e se volete fatemelo sapere con un commento qua sotto. Prima di andare devo fare qualche avviso. Prima di tutto vi voglio ringraziare per avermi fermato, avermi chiesto foto e persino gli autografi a Romix. È stata una cosa totalmente inaspettata, oltre che gratificante al massimo, quindi non posso che ringraziarvi almeno un milione di volte, e in questo video mi sto impappinando come non mai. A voglia bloopers. Seconda cosa, io, come sempre, vi invito a guardare la descrizione di questo video, perché ci sono linkati i miei due social al momento attivi, Telegram e Instagram, due piattaforme su cui vi informo quotidianamente sulle uscite dei video e sui miei interessi. Ottimi modi per rimanere in contatto con il sottoscritto. E fatti i dovuti avvisi, non posso che darvi appuntamento ad un prossimo episodio di commenti di qualità e ad un prossimo video.